Il Catania ha svolto la seduta di rifinitura al Massimino, è pronto a partire per l'Irpinia. Quali sono le condizioni del gruppo, mister Zeoli? Ah, sono sicuramente il morale alto, sappiamo che ce l'andiamo a giocare, i ragazzi sono consapevoli, sappiamo che troveremo un altro tipo di partita, sarà un altro tipo di partita e noi dobbiamo essere pronti a ribattere colpo su colpo, sapendo che ci sarà il momento in cui ci sarà da soffrire, ma il momento in cui provare a fare male all'avversario. Fatica smaltita. Giocare 4 partite in 11 giorni sicuramente porta degli affaticamenti. Domani prenderemo delle decisioni in alcuni ruoli e con alcuni giocatori, perché è una partita importante. La stiamo studiando anche sui cambi, perché comunque sia tante situazioni vengono a mutare anche per minutaggio, perché ci sono giocatori che hanno giocato tanto o giocatori che, ripeto, hanno affaticamenti particolari che ci possono dare una mano probabilmente nel secondo tempo. Ora vediamo, però domani la formazione la decido domani, perché ad oggi ci sono 2-3 dubbi importanti. Ci sarà da soffrire tutti insieme come gruppo, come squadra, chi gioca dall'inizio e chi subentrerà, perché sicuramente ci saranno dei cambi. Cosa vorrebbe rivedere della partita di martedì e cosa vorrebbe invece che il Catania aggiungesse alla sua espressione di gioco? Mi è piaciuta l'idea di compattezza che hanno avuto, il modo in cui si è stati in campo nel momento in cui, ripeto, la prima era la palla, ma nel momento in cui avevamo noi la palla siamo stati bravi a fare alcune cose. Possiamo migliorare su questo, non ci dobbiamo scomporre, nonostante ci sarà anche lì un'ottima cornice di pubblico. Possiamo fare per me ancora di più con la palla ed è quello che sto dicendo da alcuni giorni ai ragazzi: liberi, tranquilli, non farsi influenzare dall'ambiente, sarà un ambiente caldo, però qua ci sono giocatori che hanno fatto caricature importanti e ripeto, non andare lì pensando solo e soltanto ad una cosa. Noi dobbiamo, l'ho già detto in passato, se vogliamo ambire a qualcosa dobbiamo superare ostacoli importanti come l'Avellino, l'ambiente di Avellino, i giocatori, gli avversari, dunque di questo siamo consapevoli. Infine, racchiudiamo tutto nelle sensazioni dominanti in questo momento. Quali sono queste sensazioni? Le sensazioni sono di aver dato fiducia a un gruppo che in questo momento si mette a disposizione, anche qualcuno con i ruoli che non sono a lui congeniali, però questo era quello che mi ero prefissato inizialmente. Ci siamo riusciti, però questo non vuol dire che dobbiamo andare oltre. Domani dobbiamo ancora scavare il barile e prendere le ultime energie nervose e fisiche per regalare qualcosa di importante alla città.